PEGI 18. Quando Lincoln affrontò San Marcano, aveva quasi smantellato tutta la sua organizzazione. New Bordeaux era di Lincoln. Non appena strappava un quartiere a Marcano, trasferiva il suo comando a uno dei suoi sottoposti. Deciderò a chi dare in gestione gli affari. Quindi Cassandra pensava alle armi. Era la fornitrice principale di Lincoln. Poteva anche contare su qualche operatore al centralino telefonico. Cassandra mi ha detto di farmi sentire. Mi farebbe comodo un po' d'aiuto con te. Qualsiasi cosa ti serva, considerala fatta. Una chiamata di Lincoln e tutte le comunicazioni di un quartiere saltavano. Chiamare rinforzi o comunicare la sua posizione diventava impossibile. Dopo essersi organizzato, chiese a Thomas Burke di farsi consegnare i veicoli del suo parco personale quando ne aveva bisogno, in qualsiasi punto della città, di giorno o di notte. Sembrava un'armata. Un paio dei miei ragazzi l'hanno tenuto d'occhio. Parlaci. Vito Scaletta era il membro della banda con più conoscenze. Era una specie di amministratore della mafia. Vuoi che continui? Ne hai ancora 9! Quando Lincoln aveva bisogno di una mano, Vito aveva sempre una squadra nei dintorni. Conosceva anche un medico con pochi scrupoli, che forniva a Lincoln il necessario per rimettersi in sesto. Il fatto è che Vito era un mafioso di vecchio stampo. La gente come lui non prendeva ordini da un idiota che non è neanche di famiglia. Noi abbiamo delle regole. Non è un mio problema se la tua gente non lo capisce. Ma questo era uno dei lati migliori di Lincoln Clay. Poteva reclutare anche il più improbabile degli alleati. Non vuoi un uomo del genere dalla tua parte? Ci riusciva in Vietnam e di sicuro anche a New Bordeaux. Se il signor Clay aveva così tanti dubbi sui suoi affiliati, allora perché avrebbe dovuto reclutarli? Ancora non capisce. Non si trattava solo di uccidere Marcano. Prima avrebbe dovuto soffrire. Lincoln voleva smontare il suo impero pezzo per pezzo. Distruggere tutto ciò che aveva creato. Voleva che capisse perfettamente che tutti i suoi soldi, i suoi uomini e la sua influenza non sarebbero mai riusciti a fermarlo. Lincoln ebbe un impatto significativo, fece ciò che il bureau non voleva o non poteva fare. Gli eliminò tutto. Poi a un certo punto Lincoln riuscì a capire qualcosa che voi non capirete mai. Il modo migliore per demolire un impero e assicurarsi che non rinasca è costruirci sopra un altro impero. New Bordeaux appartiene a me. Non c'è più nessuno su questo.